qualche tempo fa, all'inizio della legislazione, ci è stato presentato una situazione catastrofica rispetto al trasporto pubblico. Bisognava per forza fare questa nuova società tua, perché la ex ARPA doveva portare i libri in tribunale. Poi veniamo a scoprire che abbiamo un buco enorme in tua, ci sono 29 milioni di fornitori di euro ai fornitori che non vengono pagati, ma la cosa allucinante è che quei crediti che furono cancellati dicendo che non erano esigibili, che erano falsi, improvvisamente ricompaiono nei bilanci di tua e vengono addirittura transati. Non sappiamo che cosa sta succedendo per quanto riguarda i fornitori. Una situazione drammatica, a dir poco scandalosa, quella delle istituzioni culturali, dal Teatro Marruccino alla Giostra Cavalleresca al bimillenario Ovidiano. Siamo arrivati a novembre del 2016, quando tutte le associazioni e istituzioni culturali erano sull'orlo del fallimento. Grazie alla nostra sollecitazione esce una variazione di bilancio, vengono assegnati i fondi, siamo a fine giugno, non vengono ancora assegnati i fondi del 2016 in bilancio, abbiamo zero per il 2017, insomma qui oramai la cultura in Abruzzo è in totale abbandono. Ci permettiamo di spendere soldi per inaugurare un ponte, che peraltro è di un'amministrazione comunale, e abbiamo tutti i cantieri fermi, i cantieri aperti con gli ex FSC, quelli famosi del Master Plan non decollano perché le convenzioni che venivano sottoscritte dal Presidente Alfonso illegittimamente sono state bloccate. Abbiamo accumulato richieste di fornitori e di terzi creditori per oltre 90 milioni di euro nel bilancio regionale. È una situazione veramente drammatica, i dati lo sono ancora di più, addirittura cominciamo a avere per la prima volta da decenni, cominciamo a avere anche dati negativi per quanto riguarda l'export dell'automobile. Credo che veramente qualcuno stia facendo precipitare l'economia di questa regione.